Come la stella polare orienta i passi del viaggiatore, così l'icona mariana custodita nella Basilica di Santa Maria in Via Lata a Roma è invocata da quasi un millennio come guida di chi è in cammino verso la verità. Fons Lucis, Stella Maris, sono i nomi con cui è nota questa immagine veneratissima, il cui inconfondibile stile bizantino la colloca tra l'XI e il XII secolo. Cuore dell'altare maggiore realizzato da Bernini, l'icona dipinta su tavola ritrae Maria con il capo coperto da un velo scuro e riccamente abbigliata. La postura ricorda l'immagine della Madre di Dio conservata nella Basilica di Santa Maria in Araceli. Entrambe si rifanno all'antichissima icona di Santa Maria del Rosario. Con noi l'archeologa Alessandra Milella. Il modello di quest'icona è appunto un modello altomedievale, ma l'icona che vediamo qui a Santa Maria in Via Lata se ne distacca per alcuni particolari. Il tipo è quello della Madonna Advocata, cioè la Madonna sola, quindi senza bambino, con la mano sinistra alzata, diciamo, all'altezza del petto e la mano destra sollevata verso lo spettatore, che proprio esprime, diciamo, il suo ruolo, il ruolo di Maria come intercessore per la comunità dei fedeli. A differenza delle icone più antiche di questo modello, l'icona di Santa Maria in Via Lata si mostra, diciamo, più decorata, quindi non solo la veste è più ricca di particolari, ma anche la stessa Maria appare ingioiellata, per esempio con degli orecchini. Una caratteristica ancora di questa icona che è emersa nel corso dell'ultimo restauro è che, a differenza delle altre tavole, mostra la firma dell'autore, un non meglio noto purtroppo Petrus, di cui appunto non abbiamo alcun'altra testimonianza, quindi non siamo in grado di riconoscerlo. Lo sfarzo del barocco tra fregi, ori, marmi e stucchi segna ogni angolo della basilica, la cui istituzione si deve a Papa Leone IX, intorno alla metà dell'XI secolo. Ma la storia di Santa Maria in Via Lata ha radici ancora più profonde. Sua cellula originaria è un'antichissima diaconia del VI secolo, oggi struttura sotterranea della basilica. La tradizione vuole che qui San Paolo abbia trascorso 2 anni di prigionia, prima di subire il martirio nell'anno 67 sotto Nerone. La chiesa di Santa Maria in Via Lata si mostra oggi nelle forme della metà del 1600. In realtà la struttura stessa, il corpo della basilica è una costruzione medievale che a sua volta era stata costruita su un livello superiore rispetto all'impianto più antico, l'impianto della fine del VI secolo, all'interno del quale appunto aveva preso luogo, diciamo, era stata istituita una diaconia. Le diaconie non erano delle vere e proprie, diciamo, chiese parrocchiali, si trattava di istituzioni caratteristiche molto importanti nella vita altomedievale delle città, perché erano una sorta di centri di assistenza, quindi dei luoghi all'interno dei quali si offrivano, diciamo, opere di assistenza alla popolazione meno abbiente.